Ciao a tutti, oggi sono qua per fare un video richiestissimo, ormai me lo stavate chiedendo da mesi. Non potevo quindi più rimandare il video sulla mia collezione manga. Prima di iniziare subito col video, due piccolissime premesse. La prima è che non posso farvi una panoramica generale della postazione dove tengo i manga perché si tratta di una libreria di famiglia. Ci sono quindi tante foto di famiglia che preferisco tenere per me, quindi vi farò vedere i singoli scaffali e ovviamente titolo per titolo. Non ho una grandissima collezione manga. Uno per questione di spazio, soldi e due perché mi piace molto prendere in prestito dei volumi da amici, biblioteca o vari e spesso quando qualcosa magari che ho comprato non mi è piaciuto tendo a rivenderlo. Ho cercato di soffermarmi un po' di più sui titoli che non vi avevo mai mostrato, di cui avevo parlato poco, mentre i manga di cui vi avevo parlato anche nello scorso video dedicato ai fumetti e ai manga sono andata un po' più veloce, ecco. Vi lascio quindi al video. Questo primo scaffale lo vedete un po' obliquo perché veramente in alto non ci arrivo nemmeno col cavalletto. Comunque, partendo da sinistra, ho Death Note nella Black Edition, edito da Planet Manga. La serie è composta da 6 volumi, ma li devo ancora leggere. Mentre a fianco c'è Monster, che ho letto tantissimi anni fa, ma che mi piacerebbe rileggere perché è uno dei seinen più belli che io abbia mai letto. È di Naoki Urasawa e la serie è completa in 9 volumi. Andando avanti, ci sono alcuni volumi unici e alcune serie. Il primo volume è in inglese. Si tratta di A Girl on the Shore di Inio Asano, ovvero La ragazza in riva al mare, tradotto in italiano. Io l'avevo recuperato in inglese perché era fuori stampa da diverso tempo in italiano. Credo che sia uscita da poco la ristampa in italiano in 2 volumi, questo in inglese è invece un volume unico. È il primo fumetto che ho letto di Asano e mi ha colpito tanto. Non è un fumetto che consiglio a tutti perché ha contenuti sessuali molto molto espliciti, quindi potrebbe disturbare un po'. Proseguendo ho La voce delle stelle di Makoto Shinkai e Mizu Sahara. Questo è un volume unico edito dalla Star Comics. Penso esista anche il film d'animazione. Comunque è una storia fantascientifica sentimentale molto malinconica. Solanin credo non abbia bisogno di presentazioni perché ve lo cito sempre, sempre di Inio Asano, una serie completa in 2 volumi. Proseguendo ho alcuni fumetti shonenai come ad esempio Eppure sogno un dolce amore, questo qua, volume unico di Kōyo Neda, In un angolo di cielo notturno di Nojiko Hayakawa, sempre volume unico, e Idamari ga Kikoeru di Fumino Yuki, completo in 2 volumi. Continua l'Asano Mania con Dead Dead Demons, The Destruction. Questo è il primo volume ed è l'unico per ora che ho letto. The Ancient Magus Bride di Kore Yamazaki è una serie che ho iniziato abbastanza recentemente. Super lucida sta copertina, mamma mia. Ho letto per ora soltanto 2 volumi, ne ho altri ancora da leggere. È una storia un po' paranormale, fantastica, che mi intriga parecchio, soprattutto per lo stregone che vedete, Elias. Dagashi Kashi di Kotoyama è un fumetto un po' anomalo nella mia collezione, nel senso che non sono molto incline a leggere questo tipo di fumetto, molto ironico, sbarazzino, però è stata una lettura veramente simpatica e divertente e ha a che fare con i dolcetti snack tipici giapponesi, quindi molto interessante. Altra copertina super shiny, questa volta di Tsubaki Chou no Lonely Planet di Mikayama Mori. Questo è il primo volume, ma ne ho al momento 5, penso sia uscito da poco il sesto, ed è una serie che sto amando, li ho letti tutti quelli usciti al momento. Così come ho letto tutti i fumetti usciti per adesso di Amarsi Lasciarsi, che sono 4, di Yosaki Saka, altra serie in corso anche in Giappone, veramente bellissimo. Spostandoci leggermente c'è uno scaffale che ho riempito fino allo sfinimento, nel senso ci sono 3 file di fumetti. L'ultima in fondo non mi ricordo se sono tutti manga, ma lo scopriremo insieme. Il primo a sinistra è Given di Natsuki Kizu, un fumetto uscito recentemente per Flashbook. Si tratta di uno yaoi e ha a che fare molto con la musica. My Capricorn Friend di Otsuichi e Masaru Miyukawa è invece un volume unico, una storia che parla di bullismo, di cui avevo parlato anche sul blog. Ho poi il primo volume di Children of the Whales di Abi Umeda, un volume che è
enorme rispetto agli altri. È una storia che mi ha incuriosito, ma non so se continuare o meno. Mentre quest'altro volume, sempre super gigante, ovvero Sunny di Taiyo Matsumoto, è una serie che voglio recuperare tutta al più presto, però sto andando un po' a rilento perché ho anche altri recuperi. Comunque è una storia veramente triste e drammatica, che però mi ha colpito molto. Le situazioni di lui e lei penso che non abbia bisogno di presentazioni. Io al momento ho letto 5 volumi e di fianco invece c'è Noragami, di cui ho letto soltanto 2 volumi, ma non credo che la continuerò come serie. Sto andando a rilento anche con Our Little Sister, di cui ho letto soltanto i primi 2 volumi. Children of the Sea di Daisuke Igarashi è il primo volume di 5 che mi è stato regalato da Sara, una ragazza che segue il canale, ed è un volume che non mi ha convinto al 100%, quindi non credo che continuerò la serie. Proiettili di Zucchero invece è uno shonen molto agghiacciante. È una storia drammatica che parla di violenza, mi ha colpito tanto soprattutto il secondo volume. Purtroppo credo che non siano facilmente reperibili al momento. Poi il numero 1, The Case Study of Vanitas di Jun Mochizuki, è un manga che mi è piaciuto perché parla di vampiri ed è anche una lettura abbastanza fresca, però sono ancora indecisa se continuarlo o meno. Non ho dubbi invece su Come dopo la pioggia di Jun Mayuzuki. Ho letto per ora 2 volumi e mi sta piacendo tanto questa serie. Cosa che non posso altrettanto dire di Empire of Corpses, che invece mi ha delusa tantissimo. Il primo volume di 3, ma non credo che continuerò questo fumetto. Visto che era tanto tempo che non citavo Asano, ecco qua un altro suo fumetto, La città della luce. Questo è un volume autoconclusivo. I protagonisti fanno parte della stessa palazzina, la città della luce per l'appunto, ed è un intreccio di storie molto interessante, un po' violento, però ha uno sguardo molto critico sulla società giapponese. Dolci invece è un fumetto di cui so dirvi poco, se non che è una serie composta da 3 volumi, perché mi è stata regalata da un'iscritta. Quindi non so bene di che cosa parli, ma dalla copertina, dai disegni, mi sembra una storia dolcissima e non vedo l'ora di leggerlo. E infine c'è il cofanetto di Your Name, che se tolgo casca tutto. Comunque è un fumetto che mi sta un po' deludendo, soprattutto per i disegni. Dietro questa prima fila abbiamo Orange, di cui vi ho straparlato. È una serie composta da 5 volumi e recentemente è uscito un numero 6, che non è il seguito della storia, ma riprende la storia dal punto di vista di uno dei personaggi, ovvero Sua. Ci sono poi 2 volumi di Flat, che sono i 2 che ho letto. È una serie che avevo intenzione di continuare, ma sono un tantino ferma al momento. Comunque trovate le prime impressioni, una mini recensione sul blog. Sono indecisa se continuare anche Clench Open, un fumetto che mi era piaciuto tanto, però non so per quale motivo non ho ancora continuato. E gli spiriti di casa Momochi. In tanti mi avete detto continua questa serie che è bellissima. Mi sono fermata al primo. A me in realtà piacciono tanto gli spiriti, le leggende giapponesi, però non lo so, ho paura che sia troppo simile ad altre cose che ho già letto. Sempre a proposito di spiriti e demoni, Inuboku Secret Service di Kokoa Fujiwara. Questa serie è completa in 11 volumi, trovate anche la recensione qua sul canale. È un fumetto che mi è piaciuto veramente tanto, ho fatto anche il cosplay di Riricio. Dancing the Vampire Band è un fumetto che non sento citare tantissimo in giro, forse perché è un po' datato. Comunque credo che lo ristamperanno prossimamente. Io al momento ho 10 volumi e non ricordo se la serie sia completa in 12 o 13. È un fumetto che lessi tantissimo tempo fa, che mi prestò un'amica. Poi io li ho acquistati da lei questi volumi perché appunto voleva sbarazzarsene. Mi piacerebbe rileggerlo perché l'ho letto veramente tantissimo tempo fa. Ho poi 4 volumi di Una stella cadente in pieno giorno, che è una serie che in realtà ho terminato, ma ancora non sono riuscita a recuperare in cartaceo tutti i volumi. Uno shoujo veramente molto molto carino, anche se in alcuni tratti secondo me è un po' frivolo, però è una lettura di intrattenimento che parla di primi amori,
fuori veramente molto molto bella. Anche La collina dei pesci rossi è un fumetto veramente molto dolce, è delle Peach Pit, una serie completa in 5 volumi, veramente molto molto carina, che parla non soltanto di amore e amicizia ma anche dell'importanza del ricordo. Dietro invece c'è Ultimi raggi di luna di Ayazawa, autrice molto conosciuta per Nana. Questo fumetto mi era piaciuto ma non mi aveva fatto impazzire, devo essere sincera, ha una copertina poi infame e sinceramente mi ricordo veramente poco di questo fumetto. Sangue sulla neve di Biscuatori è uno shoujo completo in 4 volumi, è una serie che non mi è dispiaciuta però l'ho trovata un pelino superficiale, diciamo che preferisco altre cose di questa autrice. Una serie molto 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 bella, se vi piacciono le storie un po' fantastiche, di magia, è sicuramente Kiss of Rose Princess. Conosco quasi nessuno che abbia letto questo fumetto, eppure è veramente molto dolce e bello. Trovo intrigante il lato magico della storia legato alle varie razze di rose. E anche se la protagonista è un po' irritante in alcuni frangenti, è una storia con diversi colpi di scena. In questo scaffale ci sono per lo più fumetti che devo ancora leggere, di serie che magari vi ho anche già mostrato. L'unica eccezione la fanno L'età della convivenza, di cui vedete l'1 e il 3 perché il 2 ce l'ho al momento in lettura, il romanzo di Your Name e poi, come vi dicevo, fumetti che devo ancora leggere come il secondo di Children of the Whales, Sunny, Le situazioni di lui e lei fino al 9, il 15 di Say I Love You. Bungo Stray Dogs è il primo volume di una nuova serie, in realtà nuova era quando l'avevo presa, è passato un po' di tempo, comunque è un poliziesco. Come Dopo la pioggia, Noragami, Dead Dead Demons, Our Little Sister, insomma sono tutti i fumetti che vi ho fatto già vedere, a parte What a Wonderful World di Inyo Asano, un fumetto completo in 2 volumi. Questo volume che Popstore mi ha mandato a casaccio gratis, ma in realtà è il 7 di 9, quindi non so cosa farmene. La fine del mondo è prima dell'alba di Inyo Asano, una raccolta di racconti che vi ho anche recensito sito qua sul canale. Qui in cima poi ho 2 anteprime che mi sono state mandate sempre da Popstore. Il primo è Kakegurui, che sinceramente non è molto nel mio genere, quindi non credo che recupererò, mentre sono molto incuriosita da The Promised Neverland, di cui mi avete chiesto in tantissimi un parere. Non so quando, ma cercherò di recuperarlo e di farvi sapere. Questa parte credo sia rimasta più o meno invariata dall'ultima volta che ho filmato. A sinistra abbiamo tutti i 14 volumi di Yokoi, Il pulcino innamorato, uno shoujo molto tenero con una protagonista timida, molto piccolina, che si innamora di un ragazzo altissimo. È una storia che mi ha leggermente delusa sul finale, da cui mi aspettavo qualcosa in più, ma nel complesso è stata comunque una lettura piacevole. E poi la carrellata dell'Attacco dei Giganti, ho il romanzo Before the Wall che non ho nemmeno terminato perché mi ha annoiata a morte. L'Inside, che era in omaggio con uno dei volumi, è praticamente un riassunto, curiosità sui personaggi, le tecniche di combattimento e quant'altro. I 2 volumi dedicati a Levi che mi sono piaciuti ma veramente mi aspettavo qualcosa di più. E poi, come vi dicevo, L'Attacco dei Giganti, siamo arrivati al numero 23, li ho letti tutti. La serie per me ha molti alti e bassi e sono curiosa di vedere come si concluderà. Dietro a tutta questa fila c'è Naruto, non sto adesso a togliervi tutti i fumetti per farvela vedere, lo trovate anche nel precedente video. Proseguendo c'è LDK di Ayu Watanabe. Non so fino a che numero siano arrivati adesso, io ho i primi 8 volumi, non credo di continuare questa serie perché nonostante sia uno shoujo di intrattenimento molto piacevole, lo trovo un po' ripetitivo. Da questa parte abbiamo invece A un passo da te di Yosaki Saka, completo in 13 volumi, uno shoujo veramente molto molto bello, se non l'avete ancora letto ve lo straconsiglio. La cosa che mi piace di più di questo manga è che, oltre ad essere una serie piacevole di intrattenimento, affronta delle tematiche secondo me molto importanti che riguardano l'amicizia ma anche l'identità. Il libro dei demoni è un manga che avevo iniziato tanto tempo fa, avevo letto i primi 3 volumi, solo recentemente ho recuperato tutti gli 8 della serie e mi sa che lo ricomincerò da capo. Mi incuriosiva particolarmente perché parla di demoni, spiriti, si rifà alla cultura
la mitologia, diciamo, giapponese e mi intriga parecchio. The Orland Fairy è un manga composto da 4 volumi, molto carino, ve l'avevo consigliato anche nel video sui manga per iniziare a leggere. È una serie corta, molto carina e avventurosa, che parla appunto di fate, si rifà un po' alla tradizione scozzese. Proseguendo c'è A Silent Voice, di cui vi parlo spesso perché è un manga secondo me molto importante, che parla di bullismo. È uscito anche il film d'animazione tratto da quest'opera, molto bello e toccante, se avete modo recuperatelo perché è veramente importante da leggere. Fumetto che non ha bisogno di presentazioni è Sailor Moon, serie completa in 12 volumi, io ero arrivata mi sembra al 6 o al 7, comunque l'avevo interrotto un po' di tempo fa, non so neanche io perché, comunque riprenderò presto. Infine uno dei miei shoujo preferiti di sempre, Host Club di Biscuatori. Questa serie comprende 18 volumi ed è tutto quello che io cerco in uno shoujo, ovvero momenti teneri, quasi anche drammatici, momenti di riflessione e pezzi un po' più comici e di intrattenimento. Per quanto riguarda i fumetti dietro, la disposizione penso non sia cambiata dall'ultima volta, perché essendo posti dietro difficilmente li riorganizzo. Comunque c'è Shugochara, un shoujo molto carino i cui protagonisti vanno alle elementari. C'è di mezzo anche in questo caso la magia, è molto tenero, i disegni sono molto carini e la serie è composta da 12 volumi. Manga di cui non sento tanto parlare è invece Body, un altro shoujo, composto da 15 volumi, tratta delle tematiche un po' più adulte rispetto ad altre letture che ho fatto. Il manga non è nuovissimo, i primi numeri io li avevo recuperati all'usato in effetti, non so nemmeno se sia ancora disponibile. Comunque mi aveva colpito per la profondità di certe tematiche, del modo in cui si affacciano i giovani all'età adulta. Devil and Love Song ve lo spammo ogni volta che posso perché è uno shoujo che parla anche in questo caso di bullismo, ma non solo, in maniera molto efficace, ha a che fare anche con i traumi, con la musica. Non so se l'autrice abbia fatto uscire qualcos'altro di suo o meno, ma i disegni sono bellissimi, cioè è uno dei manga più belli esteticamente che io abbia mai letto. Mi piacerebbe rileggere Say I Love You perché ormai lo lessi veramente tanto tempo fa, ero arrivata al 12, ma nel frattempo sono usciti altri 3 volumi che ho da leggere. Sono tentata di ricominciare la serie da capo perché ormai mi ricordo ben poco. Ci sono poi 2 manga veramente vecchissimi perché sono fra i primi che ho acquistato. Mars, di cui tra l'altro trovate anche la recensione qua sul canale, è stata la prima recensione manga fatta qua sul canale. La serie è completa in 15 volumi ed è un manga che parla anche in questo caso di bullismo, suicidio, violenza in maniera forte e fa riflettere tanto, veramente molto completo come manga. C'è poi La Madonna della Ghirlanda, anche in questo caso fumetto abbastanza datato che si rifà alla storia. Se non ricordo male ha a che fare anche con un mistero di Leonardo da Vinci, c'è Cesare Borgia, insomma è molto intrigante. Poi è stato uno dei primi che ho letto e mi era piaciuto tanto. Questo fumetto conta 7 volumi, ma sinceramente non so se sia ancora in circolazione. C'è poi TVB di Ayu Watanabe, se non sbaglio è la stessa autrice di LDK. Comunque è uno shoujo bellino per iniziare, non fra i miei preferiti. E infine c'è Rose and Maiden, che è un manga di cui non ricordo tanto perché non mi era piaciuto, infatti sto cercando di darlo via perché non mi interessava la storia, non sono rimasta affascinata da nulla. Questi erano quindi tutti i manga attualmente in mio possesso. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi avete letto questi manga, che cosa ne pensate, e soprattutto se c'è qualche titolo che mi consigliate di recuperare, oppure qualche serie che vi ho citato che varrebbe invece la pena continuare. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!